Ebbene sì, oggi ragazzi, se volete fare un giro turistico dentro Roma e vedere qualcosa di veramente meraviglioso, stai con me fino alla fine del video e ti farò vedere il cuore pulsante di Roma Caput Mundi, ovvero Roma Città Eterna. Quindi guardati il video, mettiti comodo e ci vediamo a fine video. Ed è questa la vera bellezza di Roma, ragazzi, la vera bellezza di Roma. Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi vi porto al centro di Roma, nonché al Colosseo. Colosseo, Arco di Costantino, considerate che qui non ci si può venire perché chiaramente è ZTL, però noi abbiamo i permessi per svolgere quindi i lavori della metropolitana. E possiamo entrare. L'unica preoccupazione, ragazzi, sono i pedoni, che sono veramente veramente tanti. Il posto chiaramente pulla di turisti, perché qui abbiamo anche gli scavi dei fori imperiali. È veramente bello 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 da visitare come sito, ragazzi. Se capitate da queste parti, fatevi una passeggiata, perché vale veramente veramente la pena. Quindi adesso cercherò di non fare tagli, cercherò di tenere il video più possibile, diciamo, attivo, fino a che ce lo consentono per quanto riguarda le modalità dello scarico. Quindi adesso noi entriamo nell'area pedonale, ovvero proprio nel via dei fori imperiali, che è strettamente riservato a un pubblico pedonale. Noi ci dobbiamo entrare con il tracker, quindi mi raccomando, prudenza. Quanto è bella Roma, ragazzi, quanto è bella Roma. Dai, andiamo. Direzione obbligatoria a destra, ma noi siamo obbligati ad andare a sinistra. Quindi, come già detto, entriamo nell'area pedonale. Quindi prestiamo la massima attenzione. Ok. Perfetto. E qui chiaramente c'è sempre un pochino d'ansia, perché ragazzi, e i turisti sono veramente veramente tanti. Chi si distrae magari con selfie, foto, video, dediche e quant'altro, quindi noi dobbiamo stare veramente con gli occhi super aperti. Ecco, guardate il ciclista che ci passa sulla destra tranquillamente, ignaro del pericolo dell'immensità del mezzo. Comunque, noi ormai lo sappiamo. Ecco un altro ciclista che si appresta a passare, però lui è più intelligente, più furbo, e passa tra i vasi anziché avvicinarsi al tracker. Ok, piano piano, posto di presidio dell'esercito. Ok, velocità di crociera, ragazzi, dagli 8 ai 10 km orari. Guardate un po' le carrozzine tipiche romane, belle belle belle, anche se provo molto dispiacere per questi cavallucci, che anziché adesso comincia a rinfrescare un pochino la temperatura. Allora, adesso ci sono due possibilità di scarico, una con la pompa e una a canala, così mi è stato indicato, mi è stato detto. Perciò mi sbrigo a togliermi da questo semaforo e vediamo un po' dove devo andare a scaricare. Stazione metro Colosseo. Ok. Ragazzi, vi devo abbandonare un attimo perché devo fare una telefonata. Allora, la pompa, eccola qui sulla destra, io molto probabilmente dovrò accedere a sinistra, almeno così mi è stato detto. Vediamo, adesso faccio una telefonata e vediamo. Ci ritroviamo tra qualche istante. 3 hours later. Ok ragazzi, siccome la manovra è abbastanza scomoda, mi vado a girare in un punto più grande, più largo, diciamo, per agevolare appunto la manovra. Così approfitto e vi faccio vedere anche la bellezza, ragazzi, di Piazza Venezia. Guardate un po' che spettacolo. Qui dove c'è la freccetta, eh? Dai ragazzi, su, aspetta, vi metto la cinta perché sennò sto bip bip. Guardate un po', ragazzi. Una raccomandazione: se decidete di andare a fare un viaggio, organizzatevi e venite a Roma. Qui sulla sinistra ci sono gli scavi dei fori imperiali. Ragazzi, io ci sono stato, non so se ho portato un video, non me lo ricordo. Comunque vale veramente veramente la pena. Quindi adesso invertiamo la marcia in questo punto, che è poco poco più grande. Okay. Adesso speriamo che nella retromarcia i pedoni
si graziano, no, continuano a passare imperterriti, piano piano riusciamo ad andare, ok. Luigi che aspetta per andare a scaricare alla pompa, ok, perfetto. Ok, così almeno entro direttamente, marcia indietro. Mi dispiace purtroppo per il controluce che il mio telefono non gestisce bene per quanto riguarda il sole diretto, chiaramente essendo uno smartphone, però guardate il Colosseo, ragazzi, guardate il Colosseo. Forse la camera è un po' bassina, vabbè, adesso è meglio che edito. Ok, perfetto. L'operatore, il moviere, ci aiuta per entrare in cantiere. Ok. Beh ragazzi, adesso faccio la manovra, mi appresto a fare lo scarico, quindi ci aggiorniamo tra qualche istante. A dopo. Buongiorno. Ancora di più! Giustamente il vigilante si dice attento ai cessi, se no siamo in mezzo alla merda. Ok, ah, è lo scavo allora, ok, ok, ok. A dopo ragazzi! 2 hours later. Ah, questo proprio col vento così? Se mo si richiude, ma sforna la macchina? Speriamo di no, Ma buono, non te muove, Non te muove. Ok ragazzi, la fase di scarico è terminata, quindi adesso rientriamo alla base. Guardate ragazzi, sono le 10:20 di mattina, guardate già quanta gente in fila per ammirare il nostro preziosissimo e amatissimo anfiteatro. Guardate un po' il cavalluccio, che bello. Sì, so capezza, sì, ho youtuber. Non è vero, non stava indica a me. Guarda che roba, che bello. Ok ragazzi, siamo usciti da quello che è il vero e proprio caos metropolitano, perché adesso non ci sono più quelle persone, tutti quei turisti, quindi adesso ci dirigiamo sempre, diciamo, in una zona abbastanza storica, appunto del centro storico, per tornare all'impianto. Adesso vediamo anche qualche altra cosina, ci sarà da vedere. Oggi è un tour, diciamo, da piccolo cicerone, questo che deve fare non lo sa, ma i quattro frecce le rimette prima, te incazzi con te stesso, fio mio, che te devo fare? Ok, adesso noi qui dobbiamo girare a destra. Guardate un po' che bello ragazzi, questa è una zona veramente tanto tanto monumentale. Adesso andiamo sulla parte, diciamo, sempre storica, verso piazza San Giovanni, che anche lì ci sono delle bellissime chiese. Adesso comunque tra qualche istante le vediamo. Anche il grande Enrico lo abbiamo incontrato qui, certo che ne vado di circa. E questo è San Giovanni, adesso si potrebbe andare a destra o a sinistra. Io opto adesso per andare a sinistra perché è la strada abbastanza più scorribile. Guardate che bello questo obelisco, ragazzi miei. Un attimo che vi sposto un po' la camera, guardate un po', è uno spettacolo, è un vero e proprio spettacolo. Ragazzi, lo so che non è il classico video con fronzoli, effetti speciali e quant'altro, però mi faceva piacere portare sul canale anche questo tipo di contenuto e farti vedere le meravigliose bellezze di un pezzo di Roma, della nostra amata Roma. Quindi mi raccomando, ti lascio le solite raccomandazioni, che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina.
per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale, e lascia un like se il video ti è piaciuto, l'hai trovato interessante e divertente. Per il resto ti ringrazio per essere stato ulteriormente anche in questo video fino alla fine del video. Ci vediamo alla prossima, buon tour a tutti, ciao.